dei nostri incontri, siamo già arrivati a 16-17 incontri, quindi benvenuti a tutti. E, allora, ci sono già un bel po' di gente in collegamento. Intanto rispondo a qualche domanda rapidamente. Diana mi chiede per un bambino di 10 anni con le placche. Allora, normalmente bisogna prendere un cotton fioc, diremmo, no? Imbibirlo con un po' di propoli, di tintura madre di propoli, e pulire le placche tonsillari. Questo, se non c'è febbre, va benissimo. Altrimenti, Scienzatura c'ha comunque il flu control spray, e questo è uno spray che si spruzza a livello delle tonsille. Ok, bene. Poi c'era la nostra amica Lina, no? Che dice se può prendere l'omega 3 e anche la Crest. Sì, certo, la berberina va benissimo anche insieme col Crest Control e non c'è problema. Bene, allora buonasera a tutti. Sapete che oggi volevo dedicare un pochino questa serata al discorso, a iniziare, ecco, parleremo adesso per 4-5 volte delle costituzioni. E la costituzione è una cosa molto importante, perché cosa sono le costituzioni? Ognuno di noi è diverso dall'altro, ed è diverso dall'altro perché abbiamo delle ghiandole endocrine diverse, l'equilibrio tra la nostra tiroide, il corticosurrene, il timo, cioè, e quindi è diverso per ogni persona. E dopo le cose variano naturalmente anche a seconda dell'età e così via. Quindi alla fine noi abbiamo una sorta di, no, non una sorta, abbiamo la genetica, che è quella che ereditiamo dai nostri genitori, e poi abbiamo l'epigenetica, che è quella che ci formiamo in base all'alimentazione, alla nostra condotta di vita, allo sport, eccetera, eccetera. Quindi queste due cose unite insieme, no? La genetica di base e quello che poi succede al nostro organismo in base al cibo, in base a quello che facciamo, formano un concetto che si può dire costituzione. Noi siamo costituiti, siamo fatti così. E quindi queste costituzioni sono quattro, sostanzialmente, queste dall'antichità, diremmo già dai tempi ipocratici, le costituzioni sono quattro, e sono tra loro opposte. C'è la costituzione sanguigna, no? In cui c'è una grande attività del sangue, quindi c'è anche spesso rossore del viso, c'è il fegato un po' ingrossato, poi ci tenderà ad avere problemi un po' cardiaci, però soggetto molto forte, reattivo, cioè sanguigno, molto spesso soggetto che anche mangia e beve di gusto. Poi c'è l'opposto, che è melanconico, che invece è soggetto che invece si fa le diete più dure. Sono i vegani, spesso sono melanconici, gli anoressici sono melanconici di base, perché queste patologie sottendono un discorso depressivo di base, che vuol dire melanconia. E in questi soggetti tante volte ci sono, per esempio, le malattie autoimmuni. Quindi noi dobbiamo, tante volte si arriva alla costituzione sia guardando l'individuo, sia vedendo la sua malattia, che ci dice che costituzione è attraverso la malattia. Quindi la steatosi epatica è un segno tipico, per esempio, del sanguigno, la malattia autoimmune è tipica del melanconico, per esempio. Quindi una volta poi arrivi a capire la costituzione dell'individuo, hai spalancato tutta una serie di informazioni, che da quelle dietetiche a quelle integrative, molto molto importanti. Quindi è una cosa importante che ognuno di voi noi può gestire nel momento che capisce la sua situazione, poi fare prendere i cibi migliori, i cibi che ecco. Quindi anche lì oggi ho avuto una grande polemica lì sul mio video che ho fatto sulla piramide alimentare. Sono state delle persone che sono insorte contro le uova, contro il latte, eccetera, eccetera. Io non ho niente con. Dire, io quello che dico è che comunque dobbiamo avere un apporto proteico importante, quindi non è sempre facile fare un'alimentazione, per esempio, fatta solo di cereali e di legumi. Non è nemmeno giusto fare un'alimentazione solo a base di carne. Quindi ci sono tutta una serie di considerazioni, e una dieta, diciamo, buona è una dieta, per esempio, vegetariana. Secondo me è la dieta più equilibrata, certamente. Comunque non importa. Ecco. A seconda della costituzione, noi abbiamo più o meno bisogno di proteine. Per esempio, il melanconico, che ha spesso bisogno di molte più proteine, il biliare ha bisogno di molta energia, quindi cibi che diano molta energia, e l'opposto, il biliare, che è il flemmatico, invece ha bisogno di una riduzione delle calorie, perché tende ad accumulare grasso, anche perché la tiroide non funziona. Quindi una cosa, diremo, importante. Siamo già in 79, vediamo un po' cosa
quali sono le vostre domande. Qui vediamo, qui ancora non vedo domande. Vediamo se tutto procede regolarmente. Ecco, finalmente si è staccato. Dorina, ecco, questo lo ci siamo appena lasciati, e quindi perché ho fatto una lezione fino adesso. Il selenio va bene per stimolare la tiroide. Il selenio non è che sia meglio dello iodio, il selenio non è che stimola la tiroide. Il selenio è molto molto importante per regolare la funzione tiroidea. E qui, siccome oggi parliamo di costituzioni, quando noi individuiamo che il soggetto è un soggetto con delle malattie autoimmuni o che con delle depressioni, questo il selenio va particolarmente bene, diciamo. Questo è molto importante. Nell'arco giornata il Tiobec è meglio assumerlo di sera, dopo cena, stomaco pieno, perché può delle volte irritare un po' lo stomaco. Ho 70 anni e prendo omega 3 per la mente e la cannella per il grasso addominale. Le dosi. Allora, intanto gli omega 3, come ho detto anche oggi pomeriggio, vanno presi per lunghissimi periodi. Io li prendo da anni, li prendo al mattino, prendo degli omega 3 che si chiamano Stabilium, alla sera prendo gli omega 3 che si chiamano Neuropesce. E la cannella è molto importante per sensibilizzare le cellule per allontanare il diabete sostanzialmente. E poi prende per lunghissimi periodi, non ci sono controindicazioni. Ciao Monica, ciao Anthony, qui vedo un sacco di gente che sta, io ho il fegato ingrossato e la tiroidite e il lichen sclerotrofico. Allora ecco, fegato ingrossato, bisogna capire perché ingrossato, cara Romina, vedete che magari non ci sia stato un Epstein-Barr virus, che spesso si vede anche nella tiroidite, quindi io direi che in questo caso mi verrebbe da dire vanno un po' attivate le difese, diciamo, ecco, per il tuo fegato ingrossato, quindi questo. E Mariel Vega, qua in Latino America si mangia un uovo per colazione, direi che l'uovo, ecco, qui ho fatto questo discorso sulle uova che ha suscitato molte polemiche, l'uovo in effetti può depauperare di alcune vitamine, se lo prendiamo crudo, però basta poi integrare un po' di vitamine del gruppo B. Ricordiamoci che l'uovo è un alimento prezioso, è un alimento che contiene nel tuorlo vitamina A e vitamina D, nell'albume ci sono tutte gli aminoacidi che ci servono, quindi è molto importante. Poi chiaramente ci sono anche degli orientamenti diversi, poi io sono sempre di questa idea che ogni alimento va in realtà dato in relazione alla tua costituzione, in relazione alle tue patologie, quindi uno è intollerante all'uovo, l'altro è intollerante al latte, l'altro ha una patologia tumorale, l'altro, ecco, e quindi l'uovo è l'ideale per esempio per i soggetti, per esempio, che hanno bisogno di energia, per esempio i soggetti biliari, i soggetti che corrono, sono molto stressati, hanno bisogno di proteine. Le proteine dove le prendiamo? O dalla carne, che a una certa età non va tanto bene, specialmente carne rossa, o la prendiamo dalle uova, o la prendiamo dal latte. Quindi latte, quando noi parliamo di latte, non vuol dire latte. Io ho fatto proprio un bel librettino che, se mai Francesco lo fa di avere, gli incredibili benefici del latte italiano di qualità. Quindi il latte, se è fatto da una mucca che mangia l'erba, è di ottima qualità. Sono dei latti nuovi, per esempio tipo il latte Guernsey, si chiama, sono estremamente buoni, interessanti. Quindi non possiamo fare di tutta l'erba un fascio, bisogna vedere sempre caso per caso. Mi scusi, la spirulina, posso prenderla se ho il ipotiroidismo? Cioè, certo, puoi prenderla benissimo, ti fa molto bene. Bene, Feliciana sta camminando tra i campi in Puglia sotto i ciliegi già maturi, attenzione che non arrivi il drone che ti fa tornare a casa. Figlio 52 anni, sangue dalla bocca causa perforazione ulcera del duodeno. Ecco, il fungo per lo stomaco è l'ericium, è molto molto buono, e però stiamo attenti naturalmente in questo caso, perché bisogna stare molto attenti. Allora, la terapia autoimmune mi sento in buona forma, grazie Feliciana. Vincenza De Leo, per me hai fatto bene oggi, infatti è una bella dieta, ho visto, sì, certamente, poi c'è sempre qualcuno che contesta, ma capite bene, io devo trovare un equilibrio tra un apporto di proteine corrette, ma dico soprattutto, per esempio, faccio un esempio banale, il soggetto sanguigno, iperteso, con la steatosi epatica, in realtà può anche mangiare
cioè, deve stare attento, però anche lì il fegato soffre quando ci sono poche proteine, quindi è molto importante, le proteine devono avere un ruolo importante nella nostra dieta, e quindi dobbiamo stare attenti a una dieta troppo ricca solo di legumi e di cereali, perché teniamo conto che anche i legumi hanno la loro tossicità. Vi ricordo che i legumi vanno molto bene quelli che si chiamano legati al tipo vigna, quindi i legumi vanno bene gli azuchi, vanno bene i fagioli con l'occhio, meno bene vanno i normali borlotti che mangio sempre anch'io, insomma, quindi bisogna vedere. Ecco, gli antiossidanti, no, il Q10 non è un antiossidante, Giulia, il Q10 è un energizzante per il cuore e per i muscoli, quindi questo bene. Berardo, per proteggerti dai raggi solari, incominci prima di esporti al sole a prendere del beta-carotene, in modo che la pelle diventa un po' più scura, più gialla, più arancione, e sei protetto benissimo dal sole. Malattie neurovegetative, quasi esami fare. Ma gli esami fare, beh, la cosa più importante sarebbe fare una risonanza magnetica cerebrale, ovviamente, no? Però per vedere si può fare un esame, per esempio un mineralogramma, per vedere se ci sono gli accumuli di metalli pesanti. Se si mandi i capelli, una ciocca di capelli alla soga, e lo fanno. Incrocio la domanda sui beta globuline, meglio alla Koch o Barzotti? Ma questo non capisco, comunque la Koch l'uovo va benissimo. Per rilassare un po' la prostata, quale rimedio si può prendere? Ma lo zinco fa molto bene alla prostata, è molto buono per la salute della prostata. Poi la palma nana ha anche un effetto antinfiammatorio sulla prostata molto interessante, e poi l'epilobio come pianta specifica per la prostata. Si può assumere i gemmo derivati ficus carica se ho adenomiosi? Sì, no, certamente il ficus carica è un contro le somatizzazioni gastriche e enteriche, e fa benissimo, non ha nessuna controindicazione. Siamo già nel 93 e cominciamo ad animarci. Per chi è stata, questo non capisco. Per artrosi cervicale stagionale, autunno e primavera, senza dolore né vertigini, giuro, gira la testa nella parte destra. Ecco, per l'artrosi cervicale non c'è un vero rimedio, c'è un rimedio in realtà omeopatico, se vogliamo, che si chiama Gelsemium o McCord. Prendi 12 gocce mattina e sera, quello lavora molto bene in questo senso. La nigella, gli omega 3 e il biancospino vanno presi a quanta distanza? Puoi prendere anche insieme la nigella, gli omega 3 e il biancospino, puoi prendere insieme, hanno un'azione diversa, ognuno va poi dove deve andare. Bene, Raffaella, sono contento che ti è piaciuto il video su Pirâmide Alimentare. I germogli li puoi reperire in tutti i negozi, diremo, di poi sia reperirli nei negozi di cose biologiche, sia farti trovare su internet un germogliatore. Poi ti prendi i tuoi semi, i tuoi semini di farro, per esempio di tutte le varie piante, di prezzemolo, di cavolo, e fare crescere questi germogli, e poi te li mangi e fanno benissimo. Quindi l'insalata che ho mangiato oggi, ho messo l'insalata, il fungo tagliato a pezzettini, la rucola, eccetera, e anche i germogli, che sono importantissimi per indirizzare correttamente la crescita delle nostre cellule. L'arginina, sì, l'arginina si può prendere, bisogna vedere quando e come. Non posso prendere a tutti l'arginina, quindi l'arginina la deve prendere solo quando tu devi nutrire i muscoli, nutrire il cuore, eccetera, eccetera. La mascherina, ma non c'è ragione che quando tu vai nel parco e non c'è nessuno, tu metti la mascherina, te la levi e respiri, tra l'altro. Confermo l'integrazione costante a lungo termine di Reishi e Colchis ha un effetto, certamente il Colchis e il Reishi fanno bene a lungo termine, non hanno nessun effetto collaterale, puoi andare avanti tranquillo e sereno. Nella stessa giornata curcuma e Reishi, certamente la curcuma è un antinfiammatorio, fa bene per l'intestino, per l'articolazione, per la testa, e può prendere anche insieme al Reishi, non c'è nessun problema. E per la prostata gli uomini devono prendere certamente lo zinco, dicevo male, capito? Lo zinco è l'elemento più importante per la prostata.
Allora, il tonico in gel per un'azione ad ampio spettro, ma cioè, è un rimedio, è un vecchio rimedio, però mi piace molto, è un rimedio a base di acido fosforico, è un ricostituente, fa bene anche al cuore, quindi sono, si può prendere sia in fiale che in iniezioni, io preferisco sempre le iniezioni e quindi va bene. Per chi è senza colecisti, niente, bisogna tener conto che la digestione è un po' più difficile, e quindi bisogna diremo, curare un po' di più il fegato, quindi il cardomariano e così via. L'aggressività si può affrontare con i rimedi naturali? Sì, certo, bisogna vedere chi è che ha questa aggressività. Per esempio, se tu dai qualcosa che aumenta la serotonina, quindi una bella tazza di latte che è piena di trittofano, per esempio, o del 5-idrossi trittofano, se non puoi usare il latte, o della melatonina, tutte queste cose abbassano l'aggressività. E poi, nell'ambito omeopatico, la Nux Vomica, 200 CH, un tubetto intero, una volta sola, poi la ripeti, ma quando riemerge l'aggressività, va molto bene per l'aggressività. La secchezza vaginale, la vitamina E, da spalmare localmente, l'Entinex del fungo shiitake, ma questo va benissimo per attivare le difese antivirali e antibatteriche, 10 gocce al mattino sono più che sufficienti. Per croste rossore e cuore peluto si utilizzano sempre, a parte bisogna sempre capire cosa c'è sotto, diremo, ma per le croste a cuore capelluto è utile in linea di massima degli omega 369, dare dei grassi per questo. 71 anni per le perdite ematiche, se ci sono delle perdite vaginali ematiche bisogna andare a farsi vedere, perché potrebbe esserci un problema uterino importante, no? E può essere anche che siano delle perdite che compensano la pressione alta. Ecco, quando noi abbiamo la pressione alta, uno tende a perdere sangue dal naso, tende a perdere sangue dalle emorroidi e così via. Una volta, io mi ricordo, mio nonno che aveva la pressione alta, si metteva le sanguisughe, che si chiamano, quindi una volta faceva i salassi, quindi è una sorta di salasso che il corpo probabilmente si attiva da solo, però devi naturalmente fare un piccolo controllo. Una buona marca di collagene, il collagene, io uso il collagene drink limone, lo trovi su Scienza Natura, è ottimo, lo prendo tutte le mattine, veramente molto buono per il... I suoi corsi a chi sono indirizzati? I corsi miei sono indirizzati a tutti, chiunque voglia crescere nella conoscenza. Ricordiamoci che chi non conosce è che tu devi conoscere, tu devi curare te stesso, devi sapere cosa mangiare, devi sapere come curarti, devi sapere se quello che ti hanno consigliato è una cosa giusta. Quindi sicuramente i miei corsi sono aperti a tutti e sono all'altezza di tutti. Naturalmente i corsi vanno studiati molto intensamente, richiedono applicazione, studio ogni sera, uno deve mettersi lì poi e studiarli, risentirli, sentirli finché ha capito che non sono. Però più noi studiamo, più abbiamo la padronanza sulla nostra salute. L'arginina si può prendere, sì, però devi essere sicuro che non ci siano dei fattori tumorali in giro. L'arginina fa bene al cuore, fa bene ai muscoli, però non fa bene se ci sono dei tumori. Tintura di cardomariano per la pressione bassa, benissimo, fa molto bene, è fatto bene, il cardomariano fa bene al fegato e anche alza un pochino la pressione. Oligomag Plus si assume meglio alla sera ed è meglio prendere due compresse. Forte prurito alle mani e al collo, che diventa, questo molto spesso c'è sotto una allergia, quindi bisogna prendere un antistaminico naturale. Quindi normalmente bisogna prendere della perilla, due compresse dopo i tre parti. Il Lasse Gersen si può assumere, ecco, allora, questa è una cosa appena uscita, devo studiarlo meglio, è meglio che per il momento tu prendi il latte senza lattosio, se sei allergica al lattosio naturalmente. Allora, Mariel, ho una dermatite strana sulla fronte, naso, guance, quindi vediamo se è una dermatite o se sia un'acne rosacea, ecco, qui bisogna mandarmi una foto, ma vedo cosa. Per un
Sì, certo, succhi di finocchio, mela, zenzero, va bene. Feliciana, i video sulle piramidi sono contento, ecco, quindi c'è sempre poi qualcuno comunque seguiranno altri video di approfondimenti, naturalmente, anche questa storia del latte che è successo tutto questo scandalo, farò proprio un video appositamente sul latte, in modo che, ecco, io vi ricordo che i vecchi di una volta, no, che sono i grandi vecchi di oggi, ecco, ricordatevi adesso i centenari, adesso noi vediamo gente che muore 105 anni, 110, 101, eccetera, eccetera, non so se lo vedremo questo tra 50-80 anni, ecco. E una volta si alimentavano in una maniera molto semplice, e vivevano molto a lungo. Queste persone che escludono tutto, niente questo, niente questo, niente questo, hanno questa ossessiva attenzione, molte volte li vedo ammalarsi di malattie autoimmuni. I bambini, per esempio, i miei figli, quando erano piccoli, bisogna cercare di dare un po' di tutto in modo che il corpo si abitui al sistema immunitario. Se tu incominci a tirare via questo, tirare via quello, tirare via quello, poi diventi sempre più insensibile a tutto, ti riduci a una dieta poverissima, la dieta povera, un apporto ridotto di minerali, di vitamine e così via, ovviamente porta a un depauperamento del tuo organismo e poi pian pianino anche alla malattia. Giorni fa sono andata a correre e sono scivolata, adesso ho male alle ginocchia. Ecco, allora tu devi, il rimedio naturale è l'arnica composto mel, cioè in pomata, te la spalmi e anche in compresso, due compresse 3 volte al giorno e andrà via immediatamente. La astaxantina non va tanto bene per i rimedi per l'eritema solare, è meglio prendere come dicevo prima, il beta carotene. La Soia ha fatto un buon prodotto che si chiama beta caro, che è molto buono. Ci sono anche della Vegetal Progress, un altro beta carotene, ce ne sono molti e così via. Antonella, dopo un herpes zoster, cosa dare? Bisogna dare uno stimolo immunitario molto molto importante con il Fitoimmuno Plus che abbiamo citato tante volte, con soprattutto il complesso B e soprattutto l'acido lipoico, questo discorso, però tenere conto che bisogna fare una stimolazione a lungo termine, per esempio l'astragalo è molto importante, la vitamina sonnifera è molto importante perché mentre i virus tipo il coronavirus, che sono virus RNA, danno una grande reazione immunitaria, delle volte molto pericolosa, i virus DNA come l'herpesvirus debilitano il sistema immunitario. Quindi col coronavirus muori in fretta se sei sfortunato, con l'herpesvirus o con l'herpes zoster potresti avere delle malattie gravi nel tempo, però. Allora, ecco, Berardo, tu vedi su scienziatura.it, didattica scienziatura.it, vedi quali sono i libri ancora disponibili e i quaderni che sono tutti disponibili, ne è uscito uno proprio anche ieri, molto bello, sulla tiroide. Grazie Alfio. I dolori articolari sul lato destro del corpo, cosa sono dovuti? Molto spesso sul lato destro è un po' il fegato. C'è un rimedio omeopatico interessantissimo per i problemi del lato destro del fegato, si chiama Lycopodium 7CH, 3 grammi mattina e sera. Ormai scambio la notte per il giorno, se prendo la melatonina dormo, ma poi la sera dopo faccio sempre tardi per riaddormentarmi. Allora, quando uno scambia la notte per il giorno, deve praticamente riassettare l'orologio biologico. In questo periodo la melatonina va bene perché è il segnapassi del nostro organismo, quindi dovresti prendere 1 mg di melatonina o 2 e ti abitui prendendolo regolarmente prima di andare a letto. Potresti associare la melatonina con della valeriana, per esempio, che anche quella va molto bene, o altrimenti dovresti prendere la stafisagria omeopatica, stafisagria 30 CH, 3 grammi della sera, che quello è anche un riassettamento biologico, forse 9 CH, 3 grammi della sera. L'idrocloroterapia è utile, però bisogna stare attenti perché ti porta via tutta la flora batterica intestinale tua, bisogna poi riprendere una buona integrazione di flora intestinale. Quindi Mari è brava, Paola si trova, ecco, questo ti farò sapere Paola più presto questa cosa. Comunque, se sei di Verona lo trovi allo Ziga Bar, che è il mio 4 novembre, altrimenti dovrò farti avere questa informazione. Non so come si chiama in italiano, Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Allora, questo vuol dire che nel piccolo intestino c'è una proliferazione eccessiva di batteri. Questo è molto importante perché sono i casi in cui non bisognerebbe dare
nemmeno fermenti lattici, bisogna stare attentissimi con gli zuccheri, attentissimi anche con la frutta, perché c'è questa, e alcune volte bisogna addirittura dare degli antibiotici. Se non si vuole dare gli antibiotici, io preferisco per esempio dare degli antibiotici naturali, che sono quelli del quelli che troviamo, diremmo, negli oli essenziali, come il timo, per esempio, e l'origano, i due compressi tre volte al giorno, rigorosamente astenersi dalla frutta, dalle cose che fermentano, dagli anche dei fermenti lattici, e prendere un antibiotico naturale per questo cibo. La solgara italiana, la solgara è una sezione italiana, però in realtà è americana. D'altra parte, le grandi ditte che producono i principi attivi, diremo, vitaminici e così via, sono sostanzialmente dei brevetti americani, purtroppo. Per rizartrosi, ecco, la rizartrosi, direi che il consiglio è quello di prendere il collagene, prendendolo col tempo la rizartrosi va via, e quindi va bene. A volte mi vengono delle riniti, prendo Brufen 600, madonna mia, ecco, quindi io direi che io non prenderei mai il Brufen 600, che è un antinfiammatorio molto potente. Ci viene la rinite, tranquillamente ti prendi, c'è una rinite allergica, puoi prendere queste sostanze, c'è l'aller control spray nasale, per esempio, che c'è l'alluncepa omeopatico, c'è la sabadilla omeopatica, sono tantissime cose. Se invece di essere una rinite è una sinusite, c'è una sostanza che è calium sulfuricum di 6, tre compressi mattina e sera, e anche se è il catarro te lo pulisce benissimo. Quindi mi raccomando, Stefano, non prendere quelle cose, perché anche in questo periodo di coronavirus raccomandano di non prendere questi antinfiammatori. Sto mangiando il Pleurotus, benissimo, brava. E il Pleurotus puoi proprio prenderlo, prendere questo bel bisteccone Pleurotus, scottarlo sulla padella con un leggero velo di olio, te lo mangi come mangiarsi una bistecca, buonissimo. Dopo la guerra in Germania sono sopravvissuti mangiando bistecche di Pleurotus, è molto nutriente, fa molto bene, apporta anche degli ormoni molto positivi, abbassa il colesterolo, va benissimo. Allora, zinco, allora lo zinco si prende in compresse, meglio, e si prende 20 milligrammi tutte le sere, 20-25 va bene. La mia compagna ha da quest'inverno due dita sempre gonfie, bianche, ecco qui, tipo geloni. Ecco lì c'è i geloni, adesso bisogna vedere, perché è strano che in questo momento abbia i geloni, quindi bisogna vedere che non abbia un problema circolatorio, quindi bisogna vedere un po' queste dita, anche qui mandate, se mai organizzeremo di avere delle foto e di vedere bene, magari potremmo fare un servizio foto per vedere anche queste cose. Un linfonodo sempre un po' ingrossato dall'adolescenza, non vuol dire niente, i linfonodi tante volte si ingrossano, rimangono cronicamente grossi, ma se c'è dall'adolescenza non c'è problema. La Coridum XMK va preso una volta alla settimana? No, dipende quando hai bisogno. Per esempio, io ce l'ho sul comodino, se una sera sono agitato, ho delle palpitazioni, l'agitazione, ho problemi, magari mi viene un po' di paura, sai, magari, ecco, la Coridum lo prendo 3 gradi, basta, poi lo prendo una volta, poi lo riprenderò la volta dopo, dopo un mese, dopo chissà quando, quindi non c'è problema. Lo yogurt greco ha fattori di crescita come il latte. Ecco, direi che lo yogurt greco ha pochissimi fattori di crescita e non è controindicato nell'ipertrofia prostatica, assolutamente, quindi puoi tranquillamente prenderlo e quindi non c'è problema. Anche lì l'ipertrofia prostatica, diremo, viene stimolata soprattutto dalla carne rossa, dalle grigliate, se sono soprattutto anche accompagnate da una bella quantità di vino rosso, quello stimola proprio la prostata, si infiamma tutto e stimola anche la prostata. Dolore artrosici alle mani con difficoltà a stringere le cose, questo è, diremo, si usa appunto o il collagene oppure questo liprinol, che è un omega 3 di cui ho parlato tante volte, un omega 3 e 6 che si vede tra i compressi mattina e sera. Le lipotimie potrebbero essere causate da disturbi psicologici come attacchi di panico? Sì, certo, la lipotimia può essere causata da attacchi di panico, se ti viene questa vertigine, ti spaventi, sembra di morire, eccetera. Io ho fatto un prodotto molto interessante, perché ho avuto il suo tempo degli attacchi di panico, e ho fatto questo gemmo antipanic, fatto di alcune cosettine particolari che ho messo dentro, ma poi ci sono dentro tre piante, il biancospino,
il ficus carica e ficus carica biancospino e un'altra sostanza, mi ricordo, che fa molto bene, prendi un bel sorso e quello ti fa passare l'attacco di panico. Se poi ho paura di averlo, lo prendo prima dei tre parti e non mi viene più l'attacco di panico. Tremolio alle mani, da cosa può dipendere? C'è il cosiddetto tremore intenzionale, diremmo, no? Che può dipendere dallo stress in genere, quindi ti conviene prendere un po' di magnesio sicuramente. Chiara, Alessio continua ad avere acufene fastidiosa, la pressione ora è tornata a posto e allora vuol dire che l'acufene, ancora la pressione non è a posto, appena la pressione sarà del tutto a posto, quindi insisti col minimax che ti ho dato e scompare anche l'acufene. L'acufene di Stefano, di Alessio, dico, è certamente dovuto a questo, quindi vuol dire che la pressione non è ancora a posto. Quindi l'arnica, per l'acne degli adolescenti è meglio il Colorex crema, direi. L'arnica va bene per le botte, per le infiammazioni, eccetera. Un rimedio omeopatico per la persona polemica. Sì, ci sono quelli che rompono le palle, che hanno sempre, che dovrei dare anche a questi qui che continuano a tormentarmi su internet, no? E il polemico, quello che si dà l'icopodium in genere. Ecco, l'icopodium non più alla 7CH, però alla 30, addirittura alla 200, lo liquieti, la polemicità, eccetera. Quello che rompe le palle, quindi, dai, 200, una dose sola, la metti nel caffè di nascosto e vedrai che ti diventa un agnellino. Una cosa al posto dell'lorazepina, sì, esiste, però bisogna scalare lentamente il farmaco e inserire questi però il discorso un pochino, bisogna vedere cosa c'è sotto, capito, caro Salvatore. Tiziana, quale collagene? Quindi il collagene, dicevo, cara Tiziana, è il collagen drink limone, si chiama, che trovi su Scienza Natura. A mio marito hanno diagnosticato la rosacea, allora con rinofima. Ecco, una cosa che fa benissimo per la rosacea sono gli estratti di foglie d'olivo. Quindi esistono anche, proprio adesso, c'è anche una cosa piramidale sulle foglie d'olivo, no? Molto interessante. Sono queste foglie d'olivo, sono in estratto fluido, anche in compresse, proprio per l'acne rosacea sono molto molto indicate. Anche perché la rinofima, se va avanti, è bruttina la rinofima, non è che sia tanto bella, viene un asone grossissimo e non è proprio il top, assolutamente. Il resveratrolo, per quanto tempo si prende? Ma si può prendere per periodi di, per esempio, 20 giorni al mese, perché dopo comunque è un antiossidante che va poi sospeso. Fabrizio, per mantenere un buon livello sessuale ottimo dai 40 anni in poi, cosa mi consiglia? Ma intanto direi che una cosa interessante potrebbe essere la sera prendere una buona dose di arginina, per esempio. L'arginina è molto, molto interessante proprio per dilatare i corpi cavernosi. E poi tieni conto che se c'è per esempio un ipotiroidismo, la sessualità diminuisce. E quindi anche tener conto, guardare come la tiroide. Mio figlio, appena 12 anni, ha già tantissimi nei. Mi devo preoccupare? No, non ti devi preoccupare, preoccuparsi non serve a niente. Bisogna stare attenti a non prendere troppo sole. Bisogna somministrare della vitamina K2 anche in gocce, 5 gocce dopo cena. E poi cercare di dare degli antiossidanti per i nei, perché i nei sono comunque un sintomo di ossidazione. Però ha già 12 anni, quindi darei solo un po' di vitamina K2 e sarei molto attento col sole. Allora, due vece scadadia, però certo, Berardo, per l'accumulo di colesterolo nei carotidi cosa consiglia? Beh, certamente ne ho parlato anche oggi nella mia lezione, nell'accumulo di colesterolo c'è questa nattochinasi, quindi come cibo, troviamo i cibi fermentati, fanno tutti bene per l'accumulo di colesterolo nelle carotidi. Scusate che accendo la luce lì perché c'è un riflesso negativo, quindi un secondo solo. Quindi la nattochinasi può essere molto, molto, quindi voglio dire, i cibi fermentati fanno molto bene nel caso di accumulo nelle carotidi. Poi c'è la vitamina B3, che però bisogna spiegarvi bene come prenderla,
e la vitamina K e poi sostanze che contengano iodio. Per esempio, lo yogurt, per esempio, tanto per dirne una ancora che oggi siamo in tema, contiene yogurt, fa molto bene, contiene iodio, fa molto bene anche alle carotidi. E quindi, e poi lo iodio, altrimenti si usa sotto altre forme. Poi i cibi fermentati, i crauti, la soia fermentata, fanno molto bene. Mia sorella, 56 anni, soffre di emorroidi. Allora, emorroidi, localmente puoi prendere la ratania, una pianta molto importante, e altrimenti, diremo, per bocca puoi prendere del rusco, per esempio. In questo periodo il rusco fa molto bene, o anche l'esclus ipocastanus, per esempio, l'ipocastano, vedete queste belle ipocastane che vediamo, ecco, l'ipocastano è proprio indicato per le emorroidi. La sera prima di un prelievo di sangue, cosa mangiare? Ma non c'è problema, la sera mangi una cosa leggera, una minestra di verdura, un'insalata e poi il prelievo di sangue va bene. Jonathan Burton, e il vino tinto? Cosa dice? Il vino tinto è buono, ma non va unito con troppa carne rossa. Oppure se prendi il vino tinto e carne rossa, devi anche prendere qualcosa che in qualche maniera protegga l'intestino, tipo per esempio la curcuma, ecco, quindi è il discorso. E quindi poi devi avere un'attenzione anche un po' per la prova, quindi degli omega 3, va molto bene associarli. Ecco, quindi Gem Antipanic è un prodotto molto buono, l'ho fatto per me e poi l'ho messo a disposizione, quindi funziona benissimo. Le tendiniti nello sportivo, allora tu quando smetti di fare sport, due compresse di Arnica Compositum o altrimenti tre grani di Arnica 200, e questo sfiamma i tendini. Poi naturalmente bisogna vedere come mai si infiammano questi tendini, quindi il collagene, ancora una volta, che va bene per tutti i tessuti, è molto importante. Leandro, un rimedio omeopatico di base per la prevenzione dei disturbi cardiovascolari in soggetto melanconico. Allora, il rimedio più interessante per gli ultimi carbonari melanconici è Aurum Metallicum. L'oro è proprio, anche nella tradizione della medicina antica, è proprio il metallo del cuore. Si usa in piccole quantità, in piccole dosi, quando devi stimolare il cuore. E invece, quando c'è una pressione alta, bene, usi Aurum Metallicum 200 CA. Prodotto meraviglioso, e agisce sul cuore, agisce sulla pressione e agisce anche sulla melanconia, la tristezza, perché ricordiamoci che il melanconico ha i picchi più terribili di pressione alta. Il sanguigno ha la pressione alta quando per esempio mangia le bisteccone, il vino tinto, eccetera eccetera, no? E quindi dopo gli passa, sta un po' a dieta e gli passa, dimagrisce e gli va giù la pressione. Invece il melanconico, pur essendo alle volte non grasso, può avere la pressione alta. Aurum Metallicum, stupendo, rimedio meraviglioso, meraviglioso assolutamente. L'albero di olivo è solo di una specie, sì, l'albero di olivo è una specie sola, e quindi puoi prendere le foglie, Maria, di prendere le foglie d'olivo, ho fatto anche un video su questo argomento, ecco, guardate il video che ho fatto sull'olivo. Prendi le foglie, le metti, le fai bollire per 10-15 minuti, dopodiché filtri, ti bevi questo estratto di foglie d'olivo, fa benissimo per l'acne, per l'acne rosacea, per la pressione, per il colesterolo, eccetera, eccetera. Grazie Piero. Jessica, ho l'impressione di avere acqua nell'orecchio, ho provato a mettere l'argento proteico e mi passa, ma poi vuol dire che hai probabilmente un'infezioncina. Quindi eliminare in maniera definitiva calium sulfuricum di 6, 4 compresse mattina e sera. Sì, ho fatto anche delle, più che quaderno, Jonathan, ho una rivista con tutta una serie di cose sui cibi fermentati. La richiedete a Francesco su Scienza Natura didattica.it e vi spedirà questa rivista. Vi insegnare a fare lo yogurt, insegnerò, oggi no, non ce la faccio a fare, però vi insegnerò anche questo. Questo non capisco cosa vuol dire. E allora, una mia carissima amica soffre di spina calcaneale. Spina calcaneale, apparentemente non si può fare niente, ma in realtà andrebbero fatte delle iniezioncine proprio sotto pelle, su
vicino di lato al calcagno di Zelti, è una suola specifica che la fa andare via meravigliosamente. Ma dovrei, comunque sono sotto pelle, sono molto semplice. Quando un articolo video sulle proprietà del capsicum, beh, potremmo senz'altro farlo. Il capsicum è un frutto, diremo, dell'estate, quindi come ho fatto adesso una cosina sulla melanzana, farò qualcosa anche sul capsicum, che è della stessa famiglia, tra l'altro, delle melanzane. Quindi i peperoncini fanno molto bene, quindi certamente bene lo farò, cioè, senz'altro. Allora, ha provato di tutto, però non ha provato questo ZLT, e quindi devo provare questa cosa, quindi questa iniezione fa molto bene. Domani, festa della mamma, un augurio. Mia mamma, da 82 anni, problemi all'articolazione e si deformano. Ecco, le deformazioni articolari purtroppo sono legate alla artrosi degenerativa, sono legate più purtroppo all'età. Quindi possiamo dare queste sostanze a base di glucosamina, che però in questo periodo bisogna stare un pochino attenti, altrimenti il collagene va bene. C'è un rimedio omeopatico non facilissimo da trovare, però si chiama Actea spicata, per esempio 5CH, che va molto bene per queste forme. L'herpes labiale, per quanti giorni? Ecco, assumiti per almeno 10 giorni esterci 1 grammo e disina 1 grammo, e così lavori a fondo sull'herpes labiale perché non si diffonda. Però dopo prendi anche dell'acido lipoico affinché l'herpes non danneggi poi i nervi. Maria Raffaella, da qualche mese mi si bloccano le mani nei movimenti, forse perché sono dimagrita, si può essere, e stai attenta all'alimentazione, che magari non ti manchi, fai un'alimentazione più ricca, voglio avere anche delle proteine. Per gli acufeni, ecco, lì bisogna vedere, dico, la pressione arteriosa, molto spesso legata con gli acufeni. Cosa ne pensa il dottore? Si possono prendere l'omega 3 senza controllare il proprio... direi che gli omega 3 fanno molto molto bene, sono degli antinfiammatori, controllano lo stress ossidativo. Io direi che gli omega 3 non hanno controindicazione, potrebbero avere controindicazioni se io ho se prendo delle sostanze che fluidificano il sangue artificialmente. Quindi se io prendo il Coumadin o altre cose, devo stare attento. Se prendo la cardiaspirina devo stare attento, ma in generale fanno molto bene. Otiti ripetute che causano vertigini parossistiche, che fare? Beh, intanto bisogna curare l'otite, diremo. Si può, qui bisogna vedere se sono otiti acute o otiti croniche. Devo, se si tratta di un bambino o di un adulto. Per l'ipospadia, il fumatore deve prendere l'L-cisteina sempre? Sì, finché fuma sì, e dopo la smettere. No, il fumatore si pulisce i polmoni con l'acetilcisteina, certamente. Poi bisogna che tu Maria, lo costringa a smettere di fumare, e allora lo smette di prenderla. È normale un po' di diarrea dopo 10 giorni di vitamina C, diposomica? Ci può essere, un pochino di diarrea può essere. Mio padre, 83 anni, alterna qualche mese, forte stitichezza, diarrea. Ecco, ricordatevi, sempre c'è una cosa interessante. L'alternanza di stipsia e diarrea vuol dire sofferenza del fegato. Tac. Quindi ti dico, devi sempre prendere qualcosa per il fegato, c'è un buon prodotto, ci può essere o il FitoEPA o il FitoLiver, sono tutti due prodotti molto buoni per il fegato, due compresse a cena e va benissimo. Però tieni conto che è sempre un problema di fegato, alternanza di stitichezza e diarrea. Calcio fosfato di 6, va bene anche per la memoria, certo è un ottimo prodotto per la memoria, è molto molto buono. Chi è un forte fumatore può prendere vitamina K2, certo non c'è nessun problema. Lo zinco si deve prendere liquido, no, lo zinco va bene in compresso più delle volte. I sali di lisina si trovano anche negli alimenti, sì, in certi alimenti, però un po' nelle uova, si trovano nei cereali, però in realtà... non nei legumi, però non tantissimo. Pietro, ho acufeni bassi dovuti a idrope, sto prendendo ginkgo biloba da 2 mesi, ma non ho risolto. Io direi che ti potresti prendere un sale di questi di cui parlavamo adesso, che è il calium cloratum di 6, 4 compresse mattina e sera. Titti, a mia figlia, dopo aver mangiato petti di pollo biologici, arriva un formicolio alle estremità.
Ma dovrebbero esserci, se sono biologici, dei conservanti, però ricordiamoci che c'è sempre un'intolleranza anche alla carne di pollo. Ti consiglierei di passare alla carne di tacchino, che è più tollerata in genere. Iposmia, ecco, allora, l'iposmia vuol dire sentire poco gli odori. Stiamo attenti, perché in questo periodo iposmia vuol dire virus, diciamo, ecco, vuol dire coronavirus, quindi stiamo molto attenti, Fabrizio. Quindi direi di prenderti certamente di base il Fitoimmuno Plus, due complesse mattina e sera, e poi di prendere l'acido lipoico, 600 mg, che agisce proprio per l'iposmia. Ho sentito, per i fumatori le crucifere sono spurganti i polmoni. Sì, ecco, le crucifere vanno benissimo, perché puliscono i polmoni, perché poi le crucifere contengono zolfo e la cisteina contiene zolfo. Tutto ciò che contiene zolfo pulisce le nostre mucose. Allora, ho appena detto che omega 3 non vanno presi con fluidificanti. Ecco, io assumo cloruro di magnesio, benissimo, non c'è nessun contrasto. Io intendo fluidificanti, quelli chimici, intendo queste sostanze che le usano gli anziani, che sono in terapia con il Coumadin, appunto, con questi nuovi fluidificanti molto potenti. Cosa capita che se prende vitamina E compressa? Non succede niente, però la vitamina E compressa, come ho detto tante volte, non va presa nel soggetto sanguigno. Nel soggetto, ecco, vi ricordo, per esempio, del sanguigno, che per capire bene le costituzioni, io ho fatto queste bellissime figurine che spiegano le varie costituzioni del corpo umano. Dietro ogni figurina c'è la spiegazione della costituzione con tutto ciò che deve fare quello che ha con la costituzione. Quindi c'è scritto l'elemento minerale, l'aminoacido, la vitamina che deve prendere, la pianta e così via. Quindi oggi proprio Francesco ha messo Scienza Natura questa offerta con le figurine, con una cosa bellissima che è questo poster, per esempio, vedete questo poster che parla delle costituzioni, no? Questo è un bellissimo poster. Quindi ci sono tante cosine interessanti che dovete capire assolutamente, perché capire le costituzioni vuol dire capire la reattività, vuol dire anche lì un soggetto sanguigno deve fare una serie di cose che sono scritte, vedete qui c'è scritto benissimo tutto ciò che deve fare, e sono molto carine. Ho messo questo grande impegno nel fare queste card, diremo, che sono veramente in un pezzettino di carta, no? C'è veramente delle spiegazioni preziose e molto interessanti. Io ho passato i 43 anni, potrei ancora diventare padre, sì, te l'ho detto tante volte, non so, perché sei preoccupato? Il testosterone, c'è stato, ti porterò a vedere un giorno la figura di quell'uomo di più di 100 anni che ha avuto figli, quindi l'uomo continua a avere i suoi spermatozoi per lunghissimo periodo. Quindi non preoccuparti, Fabrizio, di questo aspetto. Prendi lo zinco che attiva gli spermatozoi, tieni ben attivata la tua tiroide con dello iodio che è contenuto anche nello yogurt e così via. Quindi ecco, i sali di Schussler vanno presi finché non passa il disturbo, il catarro, la rinite, ti torna la memoria, eccetera eccetera. Il magnesio supremo si va bene, però non è proprio l'optimum. Ti puoi vedere cosa vuoi ottenere dal magnesio, e qui è un po' generico. Il magnesio, per esempio, per rilassare la psiche è il magnesio bisglicinato, per esempio. Rosanna, che differenza c'è tra le normali imperie di omega 3 e quelle di liprinol? È tutta un'altra cosa. Il liprinol è un omega 3 che si ricava dalle cozze verdi della Nuova Zelanda, che viene usato anche anticamente dai maori, proprio per i dolori artritici. Ok, l'omega 3, vabbè, sfiamma un po', ma se c'è un'artrite serve il liprinol. Se c'è una situazione infiammatoria generica da qualche parte, allora va bene che l'omega 3 è normale, quindi è una cosa completamente diversa. Comunque io sui miei quaderni ho scritto di questa perna canicularis, che è questa che è da cui si produce il liprinol. Acido lipoico e alfa lipoico è la stessa cosa, sì, l'acido alfa lipoico è la stessa cosa, si dice acido lipoico, ma è la stessa cosa. Diminuito l'orecchio, l'udito dall'orecchio destro. Ma come mai? Bisogna vedere se non ci sia magari stato un'infezione al condotto uditivo, e quindi va visto che non ci sia del catarro, ecco, quindi magari prova a mettere
uno spray nasale, per esempio, dalla parte destra e vedere bene cosa è successo sull'orecchio destro. Però tieni conto che l'udito non è tanto legato col fegato, l'udito è legato più con i reni, quindi quando c'è un problema, diremmo, di vista, dobbiamo pensare più al fegato, problema d'udito, pensare più ai reni. Questa è quello che dice la medicina cinese, quindi ecco, teniamone conto. Fitemino Plus più Omega 3, va benissimo, ma sarai perfettamente in gamba e potrai tradurre i quaderni e le nostre dirette per i nostri amici messicani e del Salvador. Massimo, si possono acquistare sì, i quaderni, puoi prendere solo i quaderni, si scrivi a Francesco, voglio i quaderni settimanali sono bellissimi, tra l'altro adesso non faccio solo i quaderni, perché faccio il quaderno e accompagno il quaderno anche alla lettura e al commento del quaderno, quindi tu vuoi leggerlo o ascoltarlo e anche leggerlo, quindi è bellissimo, quindi tu, ho fatto questa nuova cosa, associare i quaderni al podcast sul quaderno, quindi, e c'è sempre qualcosa in più, qualcosa di diverso, quindi tu lo leggi, lo ascolti e le cose ti entrano a tutti i costi, voi capirete cose bellissime. I sali di lisina si trovano negli alimenti, cioè quello mi hai già chiesto, certamente sì, però non è l'occhi, capito? L'occhi è un antinfiammatorio in cui c'è solo un aspetto della lisina, quindi voi dovete trovare la lisina come sostanza naturale, non come occhi ovviamente, che è un antinfiammatorio. Per sospetta ernia iattale consiglia il magnesio supremo, ma non in particolare, ecco, l'ernia iattale è legata molto spesso a parte che quando la tiroide funziona poco c'è l'ernia iattale come un altro del pacchetto di cose che vengono anche con la tiroide, ma nell'ernia iattale funziona meglio il calcio, quindi io ti consiglio di prendere del calcio, carbonato di calcio o comunque del calcio, della soia, cioè del calcio molto buono, insomma, mi ricordo comunque il calcio è molto molto indicato nell'ernia iattale, e mentre il magnesio ho preso alla sera, va bene, il calcio va preso al mattino. Per esempio c'è l'osteo supplement, se c'è una donna di una certa età, c'è il donna 45, c'è il calcio di citrato che è molto buono, perché il calcio citrato con la vitamina D è molto interessante, e così via. Vediamo un po', mio marito urina continuamente di notte, ecco, questo che capisci bene che l'urinare continuamente di notte vuol dire che la prostata è ingrossata, quindi consiglio di fare un'ecografia per vedere quanto è grossa la prostata. Ho avuto un paziente, l'ho sentito prima, no? Che ha urina continuamente e ha avuto invece una prostatite, allora bisogna curarlo, quindi bisogna che magari fare un esame delle urine, un esame un emocromo per capire, perché ovviamente va curato. Questa storia dei reni orecchie non la sapevo, ecco, quindi prezzemolo va bene, gli asparagi e stagione fanno molto bene, e poi anche ci sono tante piante anche per i reni, c'è la lespedezza capitata, per esempio è una pianta che va molto bene per i reni, ecco, quindi io ho fatto un prodotto per i reni interessante, si chiama Nefro Control e così via. La carotide sinistra occlusa al 30%, cosa fare? E questo l'ho detto prima, allora il cromo pulisce le arterie, la nattochinasi pulisce le arterie, lo ioduro di potassio pulisce le arterie e i cibi fermentati, quindi crauti a tutto spiano, come cibo fermentato semplice che possiamo dire. Sono intollerante al lattosio, per integrare le proteine che prodotto usare, ma preferisco prendere un latte senza lattosio, qual è il problema? Quindi non c'è problema per questo. Oppure puoi prendere delle proteine che puoi estrarre dal bianco d'uovo, per esempio, no? Certamente puoi farlo. Lo zinco, lo zinco risulta tossico se prendi 90-100 mg, si userà sempre 20 al massimo 30 mg di zinco, ovviamente. Cosa ne pensa della rieducazione visiva? Io penso molto bene, perché molte volte noi non vediamo, c'è il cosiddetto metodo Bates, no? Io ci sono degli occhiali che è molto interessante, gli occhiali con dei puntini neri, no? E tu allora sei costretto a guardare questi puntini e i tuoi muscoli oculari si attivano, no? Perché tante volte prima di passare agli non è che guarisca la miopia, ma una buona ginnastica dei muscoli oculari è molto molto importante, quindi direi che è certamente interessante, no?
Nelle diete senza latticini per le malattie autoimmuni si può prendere lo yogurt, ma io direi che il kefir è molto buono, è una sostanza che fa benissimo il kefir, no? E lo yogurt greco, secondo me si può prendere e così. I quaderni sono tutti disponibili, caro Berardo, puoi richiederli senza problemi a Francesco. Io ho tanta male al fianco sinistro, ogni cosa oggi, cosa fa? Il fianco sinistro, cosa c'è nel fianco sinistro? C'è l'intestino, no? Poi c'è la milza qui e poi c'è l'intestino. Vuol dire che hai mangiato qualcosa che ti ha fatto male, qualcosa che ti ha irritato i diverticoli, che ha irritato il colon. C'è una sostanza molto buona per... intanto stai attento a quel che mangi, no? Quindi attenzione. E poi se ti fa male prendi questa roba che si chiama Colorex, che è un antimicotico, antinfiammatorio intestinale da una pianta molto interessante che fa molto bene. Prendi Colorex Soft Gel una al giorno finché ti va via e poi stai attentissimo a quello che hai mangiato. Tieni conto che ciò che arriva nel colon sinistro adesso l'ho mangiato 20 ore prima, 24 ore prima, non 2 ore prima. Dorina, allora Dorina, per l'artrite certamente... no, l'artrosi è una cosa e va bene il collagene, l'artrite è un'altra cosa e va bene il l'iprinol. Sono due cose completamente diverse. L'artrite è un processo infiammatorio, l'artrosi è un processo degenerativo. Non ho capito perché in soggetto magro, ma che ingrassa all'addome, il cromo va bene se uno c'ha la panza, quindi ovviamente, però diremmo normalmente il soggetto magro che ingrassa l'addome, dobbiamo pensare più alla sindrome metabolica. Comunque il cromo può andare bene, non va bene, ecco, se uno è magro invece non va bene. Jessica, quale prodotto vi posso utilizzare per sostenere la mia vista che ultimamente si è un po' abbassata? Allora, il prodotto più interessante della vista è una vitamina A che si chiama sia la astaxantina sia la luteina soprattutto. Quindi la luteina è molto molto importante per la vista, diremo. La luteina si trova anche questa nelle uova, per esempio nel tuorlo d'uovo, altrimenti c'è proprio la luteina, come e più è grave il problema, più devi prendere una quantità di luteina. Allora, Mario, gli occhiali, gli occhiali, questi stenopeni, specie, li usi per fare proprio ginnastica oculare un'ora al giorno, 2 ore al giorno, tu. Per un'ora al giorno indossi questi occhiali e i tuoi muscoli oculari si allenano e si rinforzano. L'occhio non è fatto solo di retina e di cristallino, l'occhio è fatto anche e soprattutto di muscoli oculari, quindi è molto importante. Allora, la mia madre 60 anni, con casi in famiglia di artrite reumatoide, l'artrite reumatoide viene anche dopo i 60 anni, anzi, tante malattie vengono dopo una certa età, anche l'artrite reumatoide. Polipi della vescica biliare, che dice Maria Vega, sono spesso dovuti a accumuli di colesterolo. Quindi bisogna fare qualcosa per abbassare il colesterolo e la berberina in questo caso va molto bene, anche se c'è diarrea, va molto bene. Penso di essere una melanconica, sono minuta e celiaca, ho una fragilità dei capelli e dei tessuti. Allora prendiamo la nostra figurina del melanconico. Il melanconico bisogna curarlo assolutamente, perché il melanconico è un po' sfortunato. Insomma, bisogna che sia. Allora, innanzitutto, Cristina, se sei celiaca e minuta, devi mangiare un po' più carne. Il melanconico ha bisogno di... Io non è che sono un fan della carne, ma come la carne deve essere ridotta sul sanguigno, deve essere aumentata nel melanconico. E poi tu ti fai avere queste belle CARDS meravigliose, no? E vedi, per esempio, che consigliano la vitamina B1, la metionina, la vitamina somnifera, che stimola le difese, il riso, tanto riso per i melanconici, mangiate riso tutti i giorni, no? Fa molto bene proprio la struttura corporea del melanconico. La quercetina, e poi bisogna ascoltare la musica giusta. Qual è la musica del melanconico? La musica del melanconico è la musica di Beethoven. Questa è, e tu ti fai una... Come il nostro amico usa gli occhiali un'ora al giorno per i suoi occhi, tu nel tuo orecchio fai entrare qualcosa di rigenerante per la tua
per il tuo cervello, ti metti lì e ascolti le sinfonie di Beethoven, bah, fai 45 minuti, un'ora di terapia proprio, le sinfonie di Beethoven, e vai tranquilla, lavoriamo proprio sul profondo. Ricordiamoci che è il cervello quello da cui parte tutto, da cui tutto parte in forma di ipotalamo e poi in forma tutto il resto, e quindi lavoriamo sul cervello. Vorrei tanto mangiare le uova, però mi fanno venire l'orticaria. Allora non le devi mangiare, vuol dire che sei allergico alle uova, evidentemente devi dire. Alessio, ho dolori a mano sinistra vicino al pollice con alcuni sintomi simili. Ecco, allora ti ho detto di prendere, l'ho già detto oggi tante volte, il collagene, collagen drink limone, un misurino tutte le mattine con l'acqua calda e un misurino la sera con un po' di limone. Per la candida, ecco, ho detto tante volte, per la candida devi prendere il burro di cocco, usare anche per cucinare l'olio di cocco, il burro di cocco, un cucchiaio anche per la colazione del mattino. Il burro di cocco distrugge la candida. Oltre che idoneo per i calcoli biliari, c'è qualche alternativa sempre? Beh, certo, per i calcoli biliari c'è per esempio la colina, per esempio, ecco, molto interessante. La lecitina di soia è un'altra cosa per i calcoli biliari. Quindi ci sono molte piante, il tarassaco, molte piante di calcoli biliari, certamente. Titti, in menopausa senza particolari problemi, quante uova a settimana? Puoi mangiare 2-3 uova a settimana, vanno benissimo perché apportano vitamina A, vitamina D e preziosi amminoacidi che tirerai fuori da lì e ti fa molto bene per le strutture muscolari, eccetera. Bene, visione olistica, sono contento Mario, contentissimo. Per la nevralgia posterpetica, naturalmente abbiamo il l'acido lipoico, come già detto sempre. Hai fatto acupuntura, niente, devi prendere l'acido lipoico, l'acido è questo, devi prendere 600 mg di Tiobec 600 tutte le sere per un po' di tempo, vedrai che va via assolutamente. Altrimenti c'è anche un prodottino che ho fatto io che si chiama Detox Control, che contiene appunto acido lipoico, prendi 30 gocce dopo gli pasto e vedrai che va via. Volevo chiedere, le costituzioni umane cambiano? Certo che cambiano con l'età, certamente la costituzione cambia con l'età. Verso l'età, ecco, ho fatto questo bellissimo libretto che trovate sulle costituzioni umane, no? E c'è questo pacchetto costituzioni in offerta su Scienza Natura, e qui vi danno questo, vi danno le figurine, vi danno il poster, eccetera, eccetera. Le costituzioni cambiano con l'età, nel senso che con l'età noi andiamo verso la nostra costituzione originaria, perché noi per esempio nasciamo con una costituzione, no? Poi reagiamo, il nostro corpo, no? È forte, ci sono gli ormoni, no? Allora, ecco. Poi a un certo punto la costituzione viene fuori, la tua costituzione di base. Per esempio nel mio caso io originariamente sarei un flemmatico, originariamente quando ero piccolo, no? Poi io ho lottato sempre nella vita per reagire, e sono diventato anche un po' un biliare, un attivo, no? E poi ho il terrore che se io domani mi fermassi di fare il mio lavoro, non andassi più in giro, non facessi più le visite, andassi solo a fare la spesa con mia moglie al supermercato, diventerei un mega flemmatico e mi prenderei, beccherei tutte le malattie del flemmatico. No, io devo cercare di reagire in modo che dalla periferia in basso a sinistra del flemmatico, con la mia forza di volontà mi sposto verso il centro, perché la salute sta nell'equilibrio, sta nel centro, capito? Noi dobbiamo avere un po' tutto, dicevo oggi quando parlavo, che noi dobbiamo, quando mangiamo, mangiare, per esempio come mangi il flemmatico, è molto, che gli piace molto mangiare, noi dovremmo lavorare, come sto lavorando io adesso, come un biliare, come ricordo che ho fatto un video giorni fa che era un po' giù di tacco, adesso una di voi, una nostra amica mi ha regalato un amuleto, e con questo amuleto bam, l'energia mi è riesplosa di nuovo, e quindi lavoro come un biliare. Poi quando stasera studierò come un melanconico, il melanconico tac, scendo in me stesso, va bene? Se invece metto a viaggiare con tre amici, sarò un sulfurico, un compagnone, un sanguigno, dico. E quindi questo, noi dobbiamo vivere tutto questo aspetto costituzionale. Certamente noi con l'età torniamo, ricordate l'arco della vita, tu torni bambino, torni, ecco, però questo delle volte non è, è tutto. Allora, caro dottore, non deve toccarsi il naso,
Beh, vabbè, ma cara Maria, io non credo, io penso che il virus conta poco, conta le difese, quindi questo è importante. Tu devi attivare difese e non aver paura del virus. Quindi, ecco, allora, le visite a Verona le ho già riprese io, perché io prendo ogni mattina 2 compresse Fitimmuno Plus, 2 alla sera, la berberina, e il virus non mi colpisce assolutamente. Quindi io ho già ripreso il lavoro in ambulatorio a Verona, certamente. La flebite da prurito, certo che da prurito, certamente. Le costituzioni umane cambiano sulla età, ce l'ho già detto. Gonfiore le gambe e i piedi, sì, beh, il gonfiore le gambe e i piedi può essere legato anche all'insufficienza renale, ovviamente. Quindi per l'insufficienza renale consigliamo prima questa pianta, questa l'espedenza capitata, se riesce a trovarla, una pianta molto interessante. Poi l'insufficienza renale ci vuole una dieta giusta, poche proteine naturalmente, una dieta più ricca di grassi e anche di legumi e di cereali. Bene, cari ragazzi, qui il tempo con voi vola, e invece oggi è da stamattina alle 9 che sono seduto su questa sedia che chiacchiero. La mia energia naturalmente è inesauribile, e quindi però è giusto che io mi fermi, altrimenti poi non avete più voglia di sentire la prossima diretta. Allora, noi ci rivediamo come sempre il martedì. Il mio numero di cellulare, te lo posso dare, è 347, no, 328 96 77 311. Questo è il mio numero di cellulare, però ecco, non chiamate, ecco, è troppo, e comunque io cerco di rispondere nel limite possibile sempre, e quindi non ci sono segreti, siamo amici, siamo tutti un bel gruppo, quindi tra noi non ci devono essere problemi di nessun tipo. E questa sera mi riguarderò tutte le varie cose. Ci ritroviamo martedì, vi ricordo, alle ore 18 andremo avanti col discorso delle costituzioni, e la mia energia ve la trasmetto, perché vi passo direttamente la mia energia anche a voi. Quando siete giù di tono vi sentite queste cose, e l'energia è qualcosa che si crea, si trasmette, si crea, ed è inesauribile l'energia. Quindi l'energia l'assorbiamo dal creato, e non si, è come l'amore non è che tu dando amore esaurisci l'amore. L'amore genera nuovo amore, e così l'energia. Quindi non abbiamo paura di essere vivi, di essere energetici, non abbiamo soprattutto paura, ecco, è la paura che fa venire il virus. La paura, secondo i cinesi, colpisce il polmone, e il virus poi ti aggredisce il polmone, tu fai le tue cure, stai attento, ovviamente devi avere prudenza, ma non devi avere paura, non dovete avere paura per nessun motivo. Voi siete sotto la mia protezione, sotto il mio ombrello protettivo. Io vi proteggo con i miei rimedi, con le mie parole, con le mie letture, eccetera. Quindi siete in una botte di ferro. Noi siamo 110, 150 amici che non abbiamo nessun problema. Se poi avete un piccolo problema, me lo dite, insomma, e lo risolviamo, tutto si risolve. Ricordatevi sempre però che il dottore, il medico cura, il paziente guarisce. Quindi io vi do l'input, voi dovete però anche metterci della buona volontà. Cari ragazzi, arrivederci, ciao a tutti, ci vediamo martedì sera alle ore 18 come sempre.